Ragazzi, benvenuti. Benvenuti in questo vlog estivo. È tipo la quarta volta, quinta che cerco di registrare una cosa del genere. Non mi è mai piaciuto, quindi l'ho sempre rimandato. Cerchiamo di farlo a sto giro, buona la prima. Intanto, grazie. La cosa che voglio appunto mettere davanti tutto quanto è il mio ringraziamento nei vostri confronti. Perché avete portato, soprattutto negli ultimi 2 mesi, quando il canale ha ripreso a pubblicare, un forte affetto sia per la spinta del nuovo gioco Pro Cycling Manager 2021, ma vedo un'ottima spinta anche su Motorsport Manager, gioco molto vecchio ormai più di 5 anni, però con quella mod, no, che lo rende attuale ancora oggi, quindi non era facile, sono video pesanti. Anche quelli di Pro Cycling Manager, però gli state dando un sacco di supporto e vi ringrazio. Vi ringrazio perché vi state iscrivendo in tanti. Vi ringrazio perché la media di visualizzazioni, di tempo di visualizzazione di ogni video è aumentata tantissimo. Quindi, anche se siete in pochi a commentare, sempre più di prima, quindi anche di questo grazie. Io vi vedo. Vi vedo grazie ai dati che YouTube dà a noi creator. E quindi vediamo che tanta gente. Come media di visualizzazione vede circa metà video. Prima era un quinto del video circa. Ora arrivare a metà, capite bene il salto in avanti che si è fatto. Non sono video corti, sono video abbastanza, non dico pesanti, ma assolutamente non così fluidi. Quindi, ok, grazie. Non me l'aspettavo, sinceramente. Volevo buttare lì un po' di video su Pro Cycling Manager perché avevo visto il gioco, mi era piaciuto, era da tanti anni che volevo prendere un Pro Cycling Manager, ho visto che in Italia non lo stava portando nessuno, ho detto vabbè, tentar non nuoce, altre volte ci è andata bene, ci è andata molto meglio del solito, quindi grazie. Detto questo, ringraziamenti, grazie per aver superato quota 500, siamo attualmente a 563, quindi ci siamo un po' fermati, peccato. Sarebbe stato bello arrivare a 600 prima della fine del mese, ma fa niente, non è un problema. Non sono traguardi che sto più raggiungendo, è un numero che sto vedendo salire e che mi piace vedere salire. Tutto qua. Quello che faccio in questo periodo lo faccio e mi diverto nel farlo, quindi è importantissimo, fondamentale. Quindi, ok. Detto questo, ragazzuoli, pianificazione delle prossime settimane. Non i prossimi mesi, perché non so se avrò ancora la libertà che ho adesso di registrare. Ho trovato dei giochi che mi permettono di fare delle registrazioni in momenti particolari della giornata e quindi queste registrazioni, questi titoli hanno permesso al canale di riprendere anche soltanto con un video ogni 2 giorni, che non era un brutto tempo di visualizzazione, di pubblicazione, scusatemi. E quindi adesso ho trovato un po' più di tempo libero, soprattutto in questo periodo. Cosa succede? Andremo avanti con Pro Cycling Manager 2021 un po' meno forzatamente perché abbiamo raggiunto quota 27 video. Abbiamo già fatto 3 stagioni, abbiamo già vinto un grande giro. Abbiamo già esplorato cosa ci dà l'opportunità di fare questo titolo. Non è che l'abbiamo esaurito, dovevamo fare anche una carriera come manager di una squadra, vediamo nel prossimo futuro. Adesso porteremo a termine gli obiettivi di Pipigno, quindi andare al Giro d'Italia e vincerlo, andare a Tour de France e vedere cosa si riesce a fare lo stesso anno. Non credo di vincerlo subito, però a livello overall siamo tra i migliori del mondo, quindi possiamo provarci veramente. Non è detto che ci si riesca subito, però potete ben capire che mentre fare un video ogni 2 giorni molto ravvicinato aveva un senso, gioco nuovo, stagione nuova, cose da esplorare. Adesso inizia a essere ripetitivo, siamo al quarto anno. Quindi ci sta dare un minimo di pausa, un po' più di pausa tra un video e l'altro. Si è infilato dentro di prepotenza Motorsport Manager, che andrà avanti. Adesso pubblicazione giornaliera, perché un po' di video voglio portare avanti la serie. Ho registrato già parecchi altri video, sto già in questo momento editando 2 video successivi a quello che avete visto. Quindi, anzi, uno sicuro, l'altro l'avete appena visto, o comunque è stato appena pubblicato.
l'altro verrà pubblicato a breve, ho altri due o tre da gestire, da editare e quindi poi caricare. Quindi sono proprio avanti con le registrazioni e voglio portarmi avanti tuttora ancora. Quindi si va avanti spediti su anche Motorsport Manager. The Fermi Paradox. The Fermi Paradox non è finito, ragazzi. The Fermi Paradox va avanti. Ho registrato nel momento in cui sto parlandovi, se non sbaglio, 1, 2, 3, 4 episodi. Quindi sono arrivato io con le registrazioni all'episodio 6. Verrà pubblicato però, questa sarà una serie settimanale. Uno, perché okay, non c'è stata molta spinta nei suoi confronti, quindi lo accetto. Due, perché voglio poter staccare un po' da quello che stiamo portando. Tre, perché comunque mi sta divertendo parecchio, quindi lo voglio continuare. Riusciremo a finire almeno una run? Vediamo. Non è detto, niente ci corre dietro. Nulla ci corre dietro, è un gioco in divenire, perché è in early access, quindi. Piccola news. Guardiamo le novità. Per quanto riguarda il canale, quindi andremo avanti con questi tre video, queste tre serie, si potrà infilare di soppiatto un ritorno agli inizi del canale, non con un titolo che ho già portato, ma bensì con un titolo nuovo, però strategico. Questo canale, per chi di voi si è iscritto da poco, deve sapere che è partito ed è nato con i giochi di strategia. Se andate a vedere i video più vecchi, sono Stellaris, Europa Universalis 4, Hearts of Iron 4. Ho portato questa tipologia di video per i primi 2 anni circa. Poi dopo un po' ho detto, ma io non voglio limitarmi a questo, voglio poter fare tutto quello che mi aggrada, tutto quello che voglio, per dare sfogo alla mia voglia di registrare e di giocare. Però non sono mai più tornato sui miei passi. Ci sono stati un paio di volte che ho tentennato, ho detto magari questo lo faccio vedere, magari faccio una run di qua, faccio una cosa di quello. Crusader Kings 3 è un gran gioco e lo vorrei esplorare un po' meglio prima di portarvi una serie. Ma non stiamo parlando di questo. Di cosa stiamo parlando? Di Humankind. E per me è un grosso punto di domanda. Mi sono fidato di quello che ho visto, di quello che ci ha fatto vedere Andrew Channel, link in descrizione, un saluto. Mi sono fidato del gioco, del fatto che lui, da grandissimo esperto della serie Civilization, lo mette come super competitor proprio di primissimo livello, che potrebbe anche, anzi, dargli una spunta in più. Io con i giochi a turni ho sempre avuto grossi, enormi problemi. Io sono nato, cresciuto e il mio cervello si è sviluppato giocando agli RTS, quindi i real time strategy. Non potevi mettere in pausa, non potevi fare niente, dovevi giocare subito nel momento. Non sono un campione, però ho questa predisposizione. Europa Universalis 4 è un RTS che però è possibile mettere in pausa, perché essendo 4 pere hai tante cose da controllare. Però l'azione avviene nel momento, no? Non c'è un turno da aspettare, oddio cosa farà l'altro, oddio cosa non fa. La serie Total War per me purtroppo è sempre stato un grosso ostacolo, e anche la serie Civilization. Ho finito solo una partita con l'ultimo Civilization a livello normale, quindi niente di che. In Total War neanche quello. Quindi però voglio provare Humankind, voglio poterlo provare. Conosco gli sviluppatori, nel senso che conosco la serie Endless. Quindi voglio vedere dove vogliono andare a parare. Il fatto di darti la possibilità, come in Civilization, di avere una civiltà, di portarla fin boh, sì, al, nel futuro, ma senza scegliere prima che civiltà si vuole essere, è una bella idea. Quindi voglio portarvi una serie su Humankind e vediamo come andrà. È un ritorno al passato, agli strategici. Prossimo futuro, punto di domanda. Anzi, ve lo faccio al contrario, così voi lo vedete giusto. Non so
come riuscirò a registrare. Non so quanto riuscirò a registrare, non so se potrò o avrò voglia ancora di registrare. Punto a due obiettivi, questi li voglio raggiungere assolutamente. Il primo, finire la carriera con Pipigno, quindi portarci a casa almeno il Giro d'Italia o il Giro al Tour, almeno uno dei due. Sarebbe bello vincere entrambi, magari lo stesso anno, ma vabbè. Secondo, scusate, ho tirato un ruzzone al microfono. Seconda cosa, finire anche la serie di Motorsport Manager. Come voglio finirla? Beh, vincendo il campionato costruttore con la Ferrari, mi sembra abbastanza chiaro. Sarebbe bello portarsi a casa anche quello piloti, perché qua cerchiamo di fare tutto in subito nella maniera corretta. E portare a termine dei Fermi Paradox. Quindi due punti fermi e il terzo opzionale di Fermi Paradox. Poi? Non lo so. Non lo so. Poi può succedere di tutto. Può succedere che ho un altro periodo di pausa. Può succedere che decido di chiudere tutto. Può succedere che continuo ad avere un modo, un momento per poter registrare e portare avanti il canale per altri anni con una pubblicazione un po' più ridotta, 2-3 video a settimana. È uscito Car Mechanic Simulator 2021. Qualche giorno fa ho fatto una live su Twitch. Potrei farne altre perché il gioco mi sta prendendo. Ci sono tante cose che bollono in pentola. C'è un Elden Ring che deve uscire il 21 di gennaio dell'anno prossimo, che sinceramente non voglio farmi scappare. Sto solo decidendo se giocarlo su PlayStation o su computer. Uno dei due. Ma non credo che lo porterò come serie, assolutamente no. Questo è quanto. Vi auguro una buona vacanza, un buon periodo di ferie. Io sarò lontano dal PC per 2 settimane, tra un po', non tra subito. Quindi è la mia premura, soprattutto in questi giorni, registrare come un maiale proprio tutti i giorni, montare tutto, editare tutto, caricare tutto qui su YouTube e poi darmi a me l'opportunità di darvi un contenuto ogni tot, anche quando sarò a 300 km di distanza dal mio computer, quindi lasciandolo lui riposare, poverino, e io semplicemente dall'app del cellulare darvi i contenuti che meritate. O meglio, darvi contenuti al massimo delle mie possibilità, che sono sempre limitate, però sono molto, molto, sono migliorate tanto rispetto a quella all'inizio, tantissimo, oserei dire. Per il resto, vi ringrazio ancora, grazie perché veramente, mi state facendo pensare che ho fatto una cosa giusta a riprendere in mano il canale e a prenderlo così, come sto facendo adesso. Un bacione, buone ferie, mi raccomando, vaccinatevi, mi raccomando, andate se trovate, se siete maggiorenni, in piazza o online, adesso si può fare anche online, andate a votare, a firmare, scusatemi, per il referendum sull'eutanasia legale, che è una cosa di civiltà importantissima, a mio avviso. Siamo troppo indietro, basterebbe veramente una cavolata per poter gestire la cosa in maniera legale, senza lasciare un buco normativo. E nulla, continuate a videogiocare. Videogiocare fa bene alla mente, fa bene alla salute, fa bene allo spirito quando non è troppo. E leggete, che è importante anche questo. Un bacione e alla prossima. Ciao ragazzi.